30.000 vite da salvare. Oggi si inaugura il 25° defibrillatore in città a Legnano. L'importanza della cultura del defibrillatore con l'assessore Pavanna. Sì, è importantissimo ed è importantissimo anche fugare le paure, ne discutevamo adesso con i volontari che ci sono. I defibrillatori installati sono assolutamente sicuri, a breve potranno anche dal punto di vista formale essere utilizzati dal cittadino comune. Faremo un video, sindaco, in cui farai vedere come sia assolutamente sicuro, perché è il defibrillatore che guida. Quindi è importante utilizzarlo come uno strumento che è veramente alla portata del cittadino, proprio perché ha la necessità di essere usato tempestivamente, e quindi non è pensabile che ci sia un medico in ogni momento, in ogni punto della città. Sindaco, una città di Legnano che vive H24, adesso vivrà ancora di più. Assolutamente, la nostra è una città che ormai vive davvero H24 e quindi i presidi di sicurezza in questo caso di salute che abbiamo visto inaugurare oggi in un punto nuovo, ma i punti anche di sicurezza sociale, di sicurezza delle forze dell'ordine, di sicurezza per la tutela dell'ambiente, per noi sono tutti elementi importanti. Fondamentale oggi aver allargato la rete appunto che ci dà sicurezza in vari punti della città, molto bello, e ringrazio l'associazione 60.000 vite da salvare che questo sia fatto anche in un luogo simbolico per la città di Legnano, che è il nuovo maniero della contrada di Sant'Ambrogio. Grazie.